il carcere per chi fa edificare immobili abusivi. Pugno duro anche contro tecnici e dipendenti delle amministrazioni locali che concedono autorizzazioni per l'allaccio delle utenze domestiche. È la proposta che Vincenzo Di Luca fa al governo, una sfida per replicare ai parolai, come li ha definiti lo stesso governatore, che hanno addossato alla regione Campania le colpe dei crolli conseguenza del terremoto del 21 agosto a Casamicciola di Ischia. Abbiamo detto che ci deve essere un prima e un poi rispetto al terremoto di Ischia. Il prima 21 agosto e il poi. Per me la cosa prioritaria oggi è bloccare l'abusivismo. Perché mentre parliamo si continua a fare abusivismo. E l'unico modo per bloccare è rendere effettive le pene che sulla carta ci sono ma sono basse. Se rendiamo effettivo il carcere di 3 anni per chi realizza un palazzo abusivo, l'abusivismo finisce in Italia. De Luca, incontrando stampa e televisioni con leggi alla mano, non ha risparmiato bordate al ministro della giustizia Andrea Orlando, in testa alla lista dei critici che ritengono troppo sbilanciata a favore dei condoni la legge regionale sull'abusivismo. Si presenta come campione della battaglia contro l'abusivismo e dice, quando gli si domanda se è d'accordo con il presidente dell'ANAC, sono d'accordo con lui su un piano nazionale di abbattimenti ed anche con le modalità da lui indicate di confisca degli abusi che non creano pericoli. Quindi il ministro della giustizia riconosce che c'è una parte di abuso che viene non demolito ma confiscato. Di confisca degli abusi che non creano pericoli, al limite laddove risolvono problemi abitativi mettendoli nella disponibilità di chi li utilizza. È sconcertante, ma l'unico che ha proposto la sanatoria è il ministro della giustizia.